Ciao, sono Duke. Oggi vi voglio parlare delle magie che secondo me sono più forti qua in Magica. Iniziamo subito con la mia preferita. Si fa con QR, QR e AS. Mettiamo poi questa magia nella spada premendo maiuscolo e tasto sinistro del mouse. E la prossima volta che utilizzeremo la spada, invece che essere un semplice colpo di spada, sparerà questa magia. Con l'aiuto di questo soldato con la lancia vi mostro quanto è forte. Non solo, questa magia fa un grande danno, ma serve anche contro quei nemici che magari resistono ad un particolare elemento, perché essendo composta da tanti tipi di magie, fa danno più o meno a tutti. Vediamo che prima colpiamo col ghiaccio, se poi c'è un nemico vicino gli dà la scossa, e infine questi ghiaccioli esplodono con la potenza dell'arcano e fanno davvero tanto danno. C'è una variazione di questa magia che vi voglio mostrare, e serve per i nemici che sono morti. E non intendo i nemici già morti, intendo come gli zombie e questo genere di nemici. Allora, chiamiamo un po' di zombie. E notiamo subito che questi vengono danneggiati dalla vita e curati dall'arcano, quindi sono nemici un po' particolari. Se noi utilizzassimo contro di loro magie che contengono arcano, li cureremmo, quindi contro di loro possiamo fare la versione modificata di quei ghiaccioli di prima, QRQR, VVE, e li danneggiamo. Questa è una magia molto utile anche contro la morte. Passiamo adesso alla magia raggio, che è quella più forte del gioco, QFQFASA. Questo è un normale raggio, però fa un danno eccezionale. In pochi istanti possiamo utilizzarlo contro molti nemici e danneggiarli. Non troverete nessun'altra magia raggio che faccia più danno di questa, quindi ottimo. Ed è utile anche castata ad area, quindi la facciamo nello stesso modo, ma poi la utilizziamo tenendo premuto il maiuscolo e cliccando sul tasto destro del mouse. Così danneggia tutti quelli che abbiamo attorno. A volte capita che per qualche motivo ci facciamo danno da soli oppure ci danneggiano i nemici e abbiamo ovviamente bisogno di curarci. Ad esempio io ora mi faccio un po' di danno. Oh, sto andando a fuoco, adesso mi spengo. E ho bisogno di curarmi, e posso sia farlo nel modo normale, con la vita castata su me stesso, col tasto centrale del mouse, che però secondo me non è un metodo molto efficace, oppure posso fare delle mine di vita in questo modo, con V ed E, e poi le lancio col tasto destro, e queste curano molto di più. L'unico danno, l'unico lato negativo, è che curano anche quelle in parte a noi. Questo è un pregio se sono i nostri alleati, o è una cosa negativa se sono dei nemici. Un'altra magia di cui voglio parlarvi è quella che io chiamo Ira di Dio. Non è particolarmente forte, ma dà una grande soddisfazione quando la usiamo. Lancia questo meteorite infuocato che BOOM! Fa questa anche nuvola di fuoco, quindi anche se sopravvivono alla roccia, poi bruciano. Ci sono magie più forti, ma questa è particolare, secondo me è molto divertente da usare, quindi ve la consiglio anche se non è fortissima. Poi abbiamo una magia particolare, questa non si può utilizzare da subito, ma bisogna prima trovare il libro appropriato per impararla. Quando però l'avremo imparata potremo utilizzare questo fulmine che si fa con QFASA e fa un danno davvero esagerato, fa 5.000 di danno. Se però il nostro bersaglio è bagnato, perché è passato nell'acqua, perché l'abbiamo spruzzato noi con l'acqua, farà il doppio del danno, 10.000. 15.000 ha fatto 15.000 perché quello era un bersaglio con l'armatura. Quando il bersaglio ha l'armatura fa ancora più danno.